casuali per viaggiare, trovi un'ampia selezione dedicata a foto, mappe e consigli per il tuo viaggio. Scopri nuove ed affascinanti mete. Visita il nostro sito. Dordona inizia bene, i primi tornanti, i primi metri sono asfaltati, cementati e quindi dà l'illusione che la cosa sia abbastanza facile. Poi la strada diventa sterrata e diventa abbastanza difficile, più che altro in funzione dello smosso, ci sono sassi smossi, anche grosse pietre, quindi si guida in piedi buona parte e si cerca di non beccare il sasso fatale. Proseguiamo, siamo fermati un attimo appunto per foto e riprese, perché comunque effettivamente il colpo d'occhio è meraviglioso sulla valle e sulle montagne. E adesso riprendiamo. L'unica fra virgolette difficoltà è magari se devi incrociare o trovi altri veicoli o scarpinatori che devi evitare passando sui ciottoloni, ma va bene così, avanti tutta. We'll be right back.
siamo arrivati in cima al passo d'Ordona. Serrato relativamente impegnativo, qualche ciottolone di troppo, però ci sta. D'Ordona. Adesso pausa a caffè, si è aperto e poi si riparte. Lo sterrato è in alcuni tratti abbastanza impegnativo, ci sono grossi sassi smossi e quindi servono moto sicuramente alte, 19 se non 21, e paramotore e attenzione perché le ciottolate si prendono anche sui piedi, quindi non venite con le scarpine da ginnastica perché potrebbe non essere divertente. Comunque, la giornata si sta scaldando e panorami meravigliosi, non c'è ancora nessuno, compagnia del transalpista che avete preso prima, visto prima, e che sta scendendo adesso, e basta, a dopo.
La strada torna cementata e il passo spiana. Ormai siamo quasi alla fine, presumo. Comunque siamo in valle. Tra un po' ci ricongiungeremo con la Valtellina e ci spediamo verso il Gavia. Discesa verso Valtellina con strada asfaltata a strapiombo. Yeah! E se il video vi è piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo, quando pubblicheremo un nuovo video, riceverete la notifica.